Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi quando uscirà questo video sarà il mio compleanno. E quale giorno migliore per, sì, avete letto il titolo, raccontarvi delle mie tre peggiori figure di cacca che ho avuto con il ciclo. Non a caso la cacchina, l'emoticon della cacchina è qui in primo piano. E quindi sì, prima di raccontarvi delle mie tre figure di cacca riguardo appunto il periodo del mese, volevo raccomandarvi un'applicazione che sto utilizzando ormai da quest'estate, quindi da parecchi mesi, che vi farà sicuramente evitare figure di cacca, appunto, che è Clue, si scrive C-L-U-E, ed è un'applicazione che è sia per Android sia per iOS, che non solo vi permette di controllare l'andamento del vostro ciclo, ma anche di sapere, appunto, quando avrete, non lo so, il periodo fertile, il fastidiosissimo periodo della sindrome premestruale. Io quando vado in sindrome premestruale lo vedo appunto dall'applicazione, so esattamente in quale settimana diventerò una psicopatica nevrotica e quindi posso anche dirlo a mio padre e dico: senti papà, io questa settimana sono in questo stato, quindi non mi parlare. E grazie a Clue io so esattamente il giorno in cui mi verrà il prossimo ciclo, perché lo dice anche ovviamente in anticipo. È anche raccomandata dai dottori e dai ricercatori, quindi io mi fido ciecamente ed è veramente puntuale. Prima appunto di parlarvi delle mie figuracce di cacca, ve la mostro al volo un pochino dallo schermo. È molto facile da usare, infatti capite subito come utilizzarla anche se non ci sono scritte le istruzioni. Giorno per giorno io, per esempio oggi, devo inserire comunque i dati e ci sono varie appunto sezioni. Per esempio, quando avete il ciclo potete capire che tipo di flusso avete. Poi c'è il dolore, se avete qualche sintomo, io di solito ho sempre mal di testa. Il vostro stato d'animo, il sonno, oppure l'energia, lo stato dei vostri capelli, la digestione, il tipo di fluido, il tipo di pelle che avete, insomma, varie sezioni. E inoltre avete anche varie note, se avete l'emicrania o altri tipi di sintomi. Più appunto date informazioni, più sarà dettagliato. Infatti qui io ho compilato giorno per giorno, così come faccio da mesi. Infatti qui avete il calendario. Da mesi io lo utilizzo, vedete? In più c'è una nuova funzione che appunto si chiama Clue Connect, con la quale potete condividere le informazioni del vostro ciclo con, non lo so, la vostra famiglia o il vostro partner, per esempio. Se magari dovete andare in vacanza, potete tranquillamente condividere le informazioni del vostro ciclo e dire: senti mamma, o senti amore mio, questa settimana in cui dobbiamo andare in vacanza mi verrà appunto il ciclo, quindi niente. Io la sto utilizzando da quest'estate, appunto, e l'ho consigliata veramente a tantissime altre mie amiche e quindi ci si trovano benissimo. E niente, ve ne volevo parlare perché è veramente utile per evitare le figure di cacca che vi sto per dire. Iniziamo con la prima. Allora, al terzo posto metterei quando, credo che sia capitato un po' a tutti, in prima liceo ero andata a dormire a casa della mia migliore amica di quel tempo, che mi abita proprio a fianco. Era estate e di conseguenza si dorme comunque svestiti. Lei aveva, naturalmente, perché altrimenti la figura di cacca non poteva venire bene, le lenzuola bianche. Niente, io andai a dormire, naturalmente non sapendo che mi doveva venire il ciclo, avevo una vaga idea, insomma, perché avevo vari sintomi, però non ero totalmente sicura. E niente, andai a dormire. La mattina dopo mi alzai e vidi, mi accorsi che avevo macchiato le lenzuola e non glielo dissi. La madre, un paio di giorni dopo, se non ricordo male, perché io appunto abitando a 2 metri da lei, stavo sempre da lei, disse davanti a me: ma come mai ci sono queste lenzuola macchiate? Cos'è successo? Naturalmente sapeva cosa fosse successo, però è stata molto carina perché non mi ha messo troppo in imbarazzo. Però io personalmente quella mattina quando mi sono alzata mi volevo sotterrare. La seconda e la prima posizione se la contendono parecchio perché sono lì lì. Sono entrambe molto imbarazzanti e voi sapete che io sono, diciamo, la regina delle figure di cacca, soprattutto in pubblico. Ho già fatto un video al riguardo e dato che siamo in confidenza, voi ovviamente non andate a dire a nessuno. Anche se siamo 360.000, diciamo. Ok, ho deciso. Alla seconda posizione metto quella in cui, diciamo, le persone non se ne sono accorte più di tanto, ma soltanto la mia compagna di banco. Ero a scuola ed era esattamente San Valentino. Io sto girando nel giorno di San Valentino ed è veramente strano. Era il 2007. Quindi 10 anni fa esatti, oddio, vi giuro non è fatta apposta. Prima di fidanzarmi con il mio primo fidanzato, appunto, c'era un ragazzo che in classe mia mi veniva dietro. Però era un po' il farfallone, insomma, ci provava un po' con tutte. Però quel giorno si vociferava che doveva regalare una rosa a qualcuna, ad una persona di noi.
Però, dato che io ero comunque in quel periodo brutto dell'adolescenza dove non mi piaceva, eccetera, e comunque non è che mi filava tanto, mi fissava solamente durante le lezioni, molto inquietante. Tra il cambio di una lezione e l'altra, mi ricordo che ero a diritto, lui arriva con questa rosa gialla, io imbarazzatissima la misi esattamente un pochino sotto al sedere. Anche qui non sapevo quando mi dovesse venire il ciclo e quando poteva venirmi, se non dopo un po' che io avevo messo la rosa sotto la sedia. La cosa imbarazzante è che quando io per alzarmi misi la rosa sul banco, ero ancora seduta, infatti sarebbe stato ancora peggio altrimenti, la mia compagna di banco mi disse: "Crima, come mai la rosa è macchiata di rosso?" Non penso ci sia arrivata subito, io però le dissi proprio così sul momento: "Ah, sarà stata la vernice sbagliata, insomma, le rose lo sai che sono rosse." Però poi mi accorsi io che la sedia non era totalmente pulita e quindi gli dissi: "Senti, oddio, che non è che c'è un assorbente." Non so se lei associò mai il fatto che io avessi la rosa sotto la sedia, perché non credo che se ne accorse. Adesso lo sai! Al primo posto, una cosa bruttissima. Allora, avete presente i pantaloni bianchi? Ecco, io avevo la gonna bianca. Ero al mare, era sempre estate, qui non avevo la minima idea di quando mi potesse venire il ciclo, sapevo che magari mi doveva venire nel giro di un paio di giorni, ecco. Dopo il bagno mi andai ad asciugare e dopo un po' mi accorsi che insomma era arrivato. Ovviamente non avevo nulla, perché cioè, ti pare, vai al mare, ti pare che proprio al mare deve venirti? A me sì. Il fatto è che appunto io, per non sporcare asciugamani o il lettino, non mi ricordo bene che cosa avessi preso, non mi potevo sedere perché altrimenti avrei macchiato tutto e quindi mi dovetti piegare. Solamente che io mi piegai dalla parte dove c'era tanta gente, quindi la gente si è accorta di tutta la situation. Io mi dovetti piegare per rivestirmi, per mettermi questa cavolo di gonna bianca. Io chiesi alla mia amica se ci avessi qualcosa da prestarmi, da mettere, solamente che lei era un ramo e voi sapete che io non sono propriamente una modella, non sono snella, e mi dovetti accontentare della gonna. Una gonna abbastanza corta perché era estate, cioè insomma era bella svolazzante, e io mi ricordo che appunto macchiai la gonna sedendomi sull'autobus. Non potevo stare in piedi perché, cioè no, cioè non sapevo come ho fatto a tornare a casa. Per fortuna che non ci sono stati segni evidenti, ecco, che avessi appunto il ciclo sulle gambe, insomma, perché sapete, magari, vabbè, avete capito. Adesso sapete anche questo. Ok, questo video lo caricherò, dopodiché mi andrò proprio a buttare a mare. Vi prego, ditemi che non sono l'unica ad aver avuto queste esperienze così terribili. Spero di avervi strappato almeno un sorriso, di avervi fatto sentire meno sole. E niente, io vi consiglio comunque l'applicazione perché, cioè, a parte gli scherzi, è veramente, veramente utile. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!